Il governatore della Campania Stefano Caldoro ha partecipato alla lezione Ruolo della Regione nelle istituzioni presso la Scuola di Alti Studi Politici a Nusco. Al dibattito hanno preso parte anche il governatore del Piemonte Sergio Chiamparino e il sindaco di Nusco, padrone di casa Ciriaco De Mita. Caldoro durante l'incontro ha ricordato che sul tema delle riforme è necessario confrontarsi con l'Europa e sottolineato che gli articoli 131 e 132 della Costituzione mettono eccessivi paletti sulle regioni e andrebbero riformati. Il governatore della Campania ha poi posto l'accento sul federalismo differenziato e ribadito che il tema delle regioni deve essere centrale nel processo di riforme attuato dal governo. Superare l'attuale regionalismo, quindi superare le attuali regioni che non hanno più senso, cambiarne i confini, cambiarne le funzioni, cambiarne i poteri che devono essere solo di pianificazione, di programmazione e non più gestionali. È una grande rivoluzione, ma è il grande tema di sviluppo del paese per modernizzarlo. Per fortuna anche tra le regioni questa sfida al cambiamento c'è, ed è stata posta unitariamente da noi, quindi speriamo che il governo prenda questo stimolo e questo spunto per intervenire a breve. Chiamparino nel suo intervento ha sottolineato la riforma del titolo quinto della Costituzione con il superamento del bicameralismo perfetto e l'auspicio dell'istituzione di una Camera dei Territori indipendente da quella politica. Senza il Sud non si possa fare sviluppo, è così da quando si è fatta l'unità d'Italia, direi. Non noi piemontesi ne sappiamo qualcosa di questo. Credo che occorra trovare delle modalità nuove di crescita. Quello che io penso in una battuta è che la spesa pubblica non può essere l'elemento centrale della crescita del sistema Italia né del nord né del sud.